Movimento 5 Stelle ha presentato un'interpellanza urgente per chiedere le dimissioni di Antonio Mastrapasqua da presidente dell'INPS. Mastrapasqua è un collezionista di poltrone. Oltre ad essere presidente del più grande ente previdenziale europeo, con un bilancio annuale di 760 miliardi di euro, è anche vicepresidente di Equitalia e vanta un'altra ventina di poltrone, spesso in palese conflitto di interesse tra loro. Come forse sapete, gli ultimi fatti di cronaca lo vedono protagonista della vicenda dell'ospedale israelitico di Roma. Il Mastrapasqua, direttore generale dell'ospedale, chiede al Mastrapasqua, presidente di INPS, di compensare i debiti verso l'INPS con i crediti che l'ospedale vantava nei confronti della Regione Lazio, che secondo la magistratura sarebbero gonfiati ed illegittimi. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Per questo, oltre alle sue dimissioni, chiediamo la reintroduzione del CDA, un maggiore coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti e la scelta di un presidente onesto ed affidabile. Dopo il lobbista Tivelli, il sindaco De Luca e il ministro De Girolamo, ora tocca a Mastrapasqua, ma andiamolo a casa.